Eccomi qua con Davide, abbronzatissimo. Tre giorni di ferie, ma tre giorni va bene, Italia, no? belli, fantastici. A Montalcino Bravo. è tornato Davide perché l'avevamo visto, o l'avevate visto con me, credo che Primi di fosse luglio. primi di luglio, sì? E Davide ha azzeccato parecchie cose. Una Andata grandissima. bene. No, però per dire D'Ambrosio, turbo titolare, sono tenuto in considerazione, poi Sì, conti amici italiani, un sacco di bisogna. cose. In realtà perché qua? Io gli ho sconsigliato di venire perché lui ha, come ho detto in altri video, diritto di replica come ce l'ha il Menghi. Il Menghi ha fatto un video, ma non posso pubblicarlo, ma fa L'ho troppo visto. ridere. Numero Spettacolo. spettacolare. Tra l'altro, Perché Menghi, ci ti conosciamo tutti, no? segnalo, Diciamolo sì, siamo chi... amici, ti segnalo, prima uscita con Menghi, Parigi, finale di Coppa UEFA, quindi sono già tanti anni. Cazzo, 21 anni fa. Eh sì, tantissimi anni fa, il primo anno di finale di Ronaldo Era Fenomeno. giovane allora. Sì, era giovanissimo, vi segnalo solo questa per capire, Persona... personaggio eccezionale. Quello dell'albergo non ha lasciato le chiavi della porta dell'hotel sulla reception, l'ha sfondata a calci, ok? Nessun problema, Grande assolutamente. È Mendo. La stata sfondata fantastica a calci? calci, aveva 16 anni, 17 a calci, l'ha sfondata numero Grandissimo uno, prima, numero Mengone. uno, dopo Mengone uno... svegliato l'hotel, una cosa che lasciamo starci. Guarda, a me fa troppo Fantastico, ridere. no, no, è Tra l'altro, veramente. Mengone ha fatto un video che tu hai visto, un pezzo Io ho che è visto, impubblicabile, ma è stupendo. Sì. Però a questo punto il gioco diventa bello perché Davide potrebbe rispondere o affermare, io gli lascio la libertà del canale, consapevole, perché io gli ho detto: Davide, ma replica il treco. Io il 2 notte vado via dal Meliá, forse Menghi viene con me a Milano, vado in pizzeria e chiudo il calciomercato. Invece Davide ci teneva, come No, si parla prima delle me, partite, grande non coraggio. bisogna parlare dopo, perché Allora puoi dopo. rispondere al Menghi? Ma Come... vediamo, Hai visto il video? ho visto il video e condivido gran parte di quello che ha detto. Ostia. Perché nell'altro video che avevamo fatto, io ho detto: non possiamo vincere il campionato, siamo nel mezzo di un processo di crescita, secondo me se è vero. I top player fai fatica a comprarli ancora per una ragione di fair play finanziario. Poi c'è la storia delle bombe che mai tu l'hai detto, quindi lo sapevo da un po' perché me l'avevi già detto privatamente. Neymar, mica Neymar. Io dico: se la squadra rimane Quella questa, di Neymar è un'operazione sì, no, no, complessissima ok. che Però si sarebbe... io quando me l'hai detta, ho detto: non ci credo neanche se lo vedo con No, no, mano. no, no, ma la Cioè, bomba perché non è che non lo arriva, la vedo? bomba è che Sì, dietro c'è c'è un'operazione un'operazione che che voglio riguarda la fare. Cioè, in Cina. futuro, tra l'altro, è uscito ieri la cosa di Suning. Terza impresa privata cinese come fatturato. Cioè, questi qua, Chi è il socio di Suning? Jack Ma, però se, no, se adesso si sono staccati, non ho avuto, non so se hai seguito, è un po' complicata, però loro questa settimana si sono un po' disimpegnati dalla parte sportiva di Suning, Jack Ma, quindi Ah, quello di ok. Alibaba. Vabbè, in ogni caso, Però si parla di Apple. sì, vabbè, quello non lo so. In ogni caso, loro sono dell'idea, come avevano detto loro, siamo in un processo di crescita, i soldi ci sono. Possono spenderli, non possono spenderli, probabilmente vorrebbero spendere, ma sono un po' intrattenuta. Allora, se la situazione rimane questa, Che tu hai ha parlato ragione Fabio. Io Ma veramente? ho Cioè tu consensi detto, Barella, Lazzaro, ad allora, oggi, Sanchez e allora, Biraghi li fai, consideri dentro? Sanchez e Biraghi sì, perché ho notizie di oggi sì. Tra l'altro una cosa da dire su Dzeko che non sa nessuno, l'ha detto nessuno, la dico io. Dilla, Davide, dai. Apro e chiudo la parentesi. Dzeko Dillo. non è venuto all'Inter perché l'Inter ha ceduto Perisic. Loro hanno fatto le vacanze insieme quest'anno, hanno fatto le vacanze, sono molto amici, lui sarebbe venuto anche per È Perisic. Nel vero. momento in cui abbiamo venduto Perisic, Dzeko ha firmato il rinnovo per la Roma. Magari sbaglio, penso per la mia sensazione, non me l'ha detto Dici? nessuno. Tu guarda le vacanze di quest'anno, Perisic e Dzeko le hanno fatte insieme. E amico, vieni, like, cuoricini su Instagram e palle varie, Dai, alla però fine. E beh, alla dici. fine sarà un caso, è andato via 2 giorni dopo, ha rinnovato, eh. Però Cioè, scusa, vabbè, non sarà stato quello, cioè, per quello è stata la Perisic goccia. era in profumo di andare via, Ma no, 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 credo. no, altro. Perisic ha detto: Conte. prima voglio far giocare l'esterno, l'ha provato. Poi seconda punta, poi ci ha parlato. È stato un po' work in progress la cosa. Lui ha detto che avrebbe contato su Perisic. Non contavano su Icardi e Nainggolan. Sì, Perisic devo provare. Quello devo provare. Provato, ha deciso, è andato via, dopo 2 giorni ha rinnovato. Sarà un caso, è una mia impressione, però magari ci Ma prendo per questa me è più volta. complessa e la sapremo per Vabbè, la me. sapremo, però anche perché poi effettivamente 33 anni a scadenza, tra 6 mesi lo Se... devi pagare 20 milioni, poi questi ogni 2 giorni attaccavano 2 milioni, ascolta questo, ascolta, lo valutiamo così, vi va bene, boh, già gli devi fare un contratto importante, poi
Sì. Però non lo sapeva nessuno, la Roma l'ha annunciato e nessuno. Sì, no, io cioè, io sono dell'idea che comunque lui ha rinnovato anche perché dice, vabbè, vado lì perché comunque vado con un mio amico, una cosa l'altra, nel momento in cui il mio amico non c'è più, dopo non è che vai per un amico, comunque uno dei fattori può essere stato la famiglia che ha spinto per rimanere a Roma, le figlie, la moglie, vabbè, alla fine ci sono questioni personali. Chiudo perché c'è che non è arrivato, inutile che stiamo a parlare 2 ore, però volevo prima. No, però è interessante che tu sei vicino all'idea del Menghi, vi dico una cosa, stamattina su Instagram, stamattina, sì, ad oggi, siccome vedono che Sanchez, che io so che arriva martedì, al di là di Biraghi e il colpo SMS e molti non ci credono, allora, partiamo. Dicono che il Menghi alla fine aveva ragione. Allora, io do per fatto, anche se non è fatto, Biraghi. Oggi abbiamo Biraghi e non abbiamo nessun altro, giusto? Ok. Se la squadra è quella. Sanchez oggi non convocato quel va bene, ci sta. Ma però io finché non lo vedo con la maglia, finché non ho notizie, dico, vabbè, nel momento in cui sento tutti che dicono che arriva, vabbè, però finché non. Tu ti fermi a Biraghi. Io mi fermo a Biraghi. Ok. Se il discorso si ferma a Biraghi, Fabio Menghi ha ragione. Perché non puoi tu pensare di vincere il campionato con Barella, Sensi, Lazzaro. Perché, ma è semplice il motivo, perché magari saranno dei top player, lo saranno. Il Toni Kroos di turno, che diceva Toni Kroos, Gundogan, quando avevano 22-23 anni, forse erano anche inferiori a Barella e a Sensi, non lo so, può darsi. Certo. Ma lì, allora, quello che il mio video, riprendo il video che abbiamo fatto l'altra volta, noi siamo nel mezzo di un processo di crescita. Magari questi tra 2 anni ti diventano dei top player, certo, che li hai cresciuti e li hai praticamente costruiti in casa senza pagare 80-100 milioni, perché adesso per essere un centrocampista top è quello lì, non è che se non puoi spendere quei soldi li spendi per un giocatore che li abbiamo spesi solo per Lukaku, hanno fatto una scelta, punto. Poi mi compri Sanchez e Milinkovic-Savic, allora io alzo l'asticella. Ma la formazione di oggi, non ditemi che sono pessimista, non sono pessimista, sono realista. Pensavo che mi citassi anche il fatto che se uno si fa male, uno è squalificato in panchina, abbiamo dei cadaveri. No, io te l'ho girato ieri, io ho fatto la foto, ce l'ho sul telefono, l'ho girata lui l'altro giorno, e guardavo anche oggi con un mio amico le riserve della Juventus, una squadra che, vabbè, non mi piace, però, e le riserve dell'Inter. Quasi tutte le riserve della Juventus giocherebbero titolare dell'Inter, nessuna riserva dell'Inter starebbe in panchina della Juventus. Sì, neanche in panchina. Neanche in panchina. Sì, quello è vero. Ecco, quindi cerchiamo di essere realisti. Poi faccio un'altra analisi. Se la Juve dovesse sbagliare la stagione, probabilmente il campionato lo vincerebbe il Napoli. Perché è una squadra che ha Ancelotti, secondo anno, ha preso quello che voleva lui, se poi prende Icardi, che io, anche lui ieri ho detto, secondo me Icardi alla fine va al Napoli, poi sbaglio io. Perché può permettere di stare fermo per una serie di motivi. Però fino a gennaio è fermo. Poi magari fino a gennaio sta lì, però vabbè, lasciamo stare i cardi che non lo considero neanche più, perché io sono già detto l'altra volta. Per cui secondo me Fabio Menghi ha ragione. Poi io dico scudetto, io ti rubo un secondo. Io dico scudetto e lo confermerò, perché per un ragionamento che ho già fatto col Menghi, semplicemente perché a volte capitano, lasciamo stare l'Ester, no? Ma io dico che quando l'Inter ha vinto lo scudetto nel 88-89, dei record, contro Maradona, Careca e Van Basten, eccetera. Quindi sfavoritissima, ma quell'anno con degli acquisti, capita. Perché? Sì. Perché quell'anno il Milan pensava alla Champions, Maradona cominciava, no, nel senso che però non vinci perché la tua squadra è più forte, vinci perché quello lì va così. Sì, vabbè, allora potevi vincerlo che l'anno scorso, cioè puoi vincerlo sempre. No, Walter Zenga si è presentato al Palermo la prima giornata, io voglio vincere il campionato perché sono tutti a 0 punti, capito? No, io 3 anni che faccio video, non ho siamo mai realisti. Io no, ho sempre avuto quest'anno per siamo me. Siamo realisti, siamo realisti. Chiaro che se poi si mettono insieme una serie di componenti, mi prendi Milinkovic, Savic, questi due ragazzi giovani a centrocampo fanno l'expoa, Lazzaro diventa alla destra fenomenale, non lo so, che adesso non mi viene in mente, la difesa è a posto, quello va bene, la difesa è abbastanza a posto, Lukaku ti fa 30 gol, poi vince il campionato, sì, ma cioè non conta nulla quello che ha fatto Conte nella prima Juve. Ma non c'erano alternative, perché l'Inter ormai era andata. Il Milan era comunque l'ultimo anno di anziani, erano tutti vecchi, l'ultimo anno sono andati via tutti a fine anno, Vari Ambrosini, Van Bommel, tutta quella gente lì sono andati via tutti, era proprio l'ultimo, sapeva anche l'ultimo anno, sai quel 10% di motivazione in meno ti dà quei 5-6 punti che alla fine del campionato ti fanno la differenza, quindi alla fine, ma ripeto, poi se vinciamo il campionato sono il più felice del mondo, ma è inutile stare qua a dire vinciamo il campionato. Secondo me è una via di la realtà è una via di mezzo tra quello che dici tu, vinciamo il campionato, e quello che dice Menghi, che è un po' disfattista.
Ripeto, no, lui parla proprio di valore. Lui ha detto che Barella non vale la Ingolan. Però ti dico, sai perché io parlo? Lui dice che Icardi mi fa più perché il video ci ho tenuto a farlo oggi, perché non abbiamo ancora giocato. Io lunedì sono a San Siro, poi lunedì ti chiamo Fabio, questi qua sono due fenomeni. Ci vediamo a San Siro. Ci vediamo a San Siro, lunedì subito a Cristonario. E per cui è quello il fatto, cioè io la vedo così. Poi lo vedremo subito con le piccole, per esempio, certo, il cambio. La differenza rispetto all'anno scorso, una sofferenza incredibile, probabilmente Lukaku, pilastrone là in fondo. La sofferenza, le sconfitte con il Parma, Sassuolo, sì, Torino. Sì, no, però cioè, capito, vedremo il discorso che secondo me... Poi Conte farà... Io ho visto le amichevoli... Sai, un amichevole è sempre amichevole, devi ritestarlo tra un mese. A me, io ho detto l'altra volta, punto di domanda a Conte, un po' per il passato, un po' perché comunque, vabbè, dal punto di vista di quello che ho visto fino adesso, non posso dire niente, perché è un grandissimo lavoratore, i giocatori parlano tutti bene, ha fatto un gruppo unito. Sì, sì, ho quindi, visto che si divertono. Poi, sì, si divertono tutti, fanno una fatica bestiale, quindi li fa lavorare, li fa correre. Il preparatore Pintus mi sembra uno che comunque... A Real, senza di lui, 500 infortuni. Sì, sì, sì. Per cui... Boh, c'è un bel ambiente, no? Sì, no, se non altro. È arrivato un gobbo, lo dico io, esatto. Ma c'è un bel ambiente, sì, sì, no? Però, sì. Per cui, vediamo. L'unica cosa, io non mi illuderei così, ma non sarei neanche tanto disfattista come me. Se arriva SMS però, cambia tutto. No, se arriva Sanchez e SMS, devi alzare l'asticella, devi, che qualità. Devi provare a vincere il campionato. Provare a vincere, poi non lo vinci, vabbè. Io, no, a me basta provare. Cioè, provare, lotti, perché comunque sei in un processo di crescita, non sei al top. La Juve, secondo me, ha... è arrivato a un punto sia a livello di ingaggio che all'ingaggi, monti ingaggi, balevari, che oltre lì fa fatica ad arrivare. Poi magari oggi comprano i Juventini, si offendono. No, non offendono. No, hanno fatto degli anni stupendi, cioè, però hanno commesso errori. Hanno rischiato di vincere la Champions, ma hanno commesso errori sul monte ingaggi. Hanno fatto, adesso probabilmente si sono resi conto con queste difficoltà a vendere, che all'Inter, alla Juventus, al Milan stesso, che non ha venduto nessuno. Ma c'è la Paris Saint-Germain. Non nessuno riesce a vendere quest'anno, Real Madrid. Probabilmente questa settimana vedremo delle belle, gente regalata così, le figurine, un terzo di tibia, un quarto di ginocchio. Mi dai, abbiamo preso Platini. No, non Fantozzi, l'allenatore del pallone. Sì, un quarto di Maradona, un terzo di Aristoteles. Allora io vedevo Fantozzi, gli dava le dita quando dopo la guerra. Sì, capì, vabbè. Per cui... Invece sai che io, che ho detto ci saranno le bombe, e l'ho detto in maniera molto cosciente, comincio a pensare che questo mercato, l'ho detto in un video prima che ho fatto, forse non l'hai visto, no. Semplicemente ho detto che questo mercato sarà di lezione, perché i calciatori che hanno imparato a non muoversi, i procuratori che volevano mangiare non mangiano più, le società hanno imparato a fare contratti più corti, sì, col però, cazzo il quinquennale te lo faccio se sei giovane, se no ce l'hai sul groppone, no? Sì, ma cioè, teniamo presente. Chi vince la Champions? Via la Champions, io penso... In prima fila? Manchester City e Barcellona. Io metto ancora il Liverpool. Ma Manchester City e Barcellona, per leggere i grandi numeri, il City prima o dopo deve vincerla. Sì. Non deve. Fatto meglio acquisti deve. Però, scusa. Beh, ha preso Rodri. Ha preso Rodri quest'anno, vediamo questa settimana. Che non è un crack, però è un buon giocatore. No, però davanti alla difesa quello che gli si è piuttosto di Fernandinho. Sì, io non sì, ho capito, sì, onestamente, sì. Non ho capito il City perché non compra un difensore centrale forte. Cioè, ad esempio, ho visto Maguire. Fortissimo. 93 milioni, meno male. No, magari non li vale, però lui è fortissimo. Veramente, infatti, ho visto la partita del Manchester col Chelsea. Vabbè, che il Chelsea è un po'. Però ho visto anche quella dopo col Wolverhampton. Veramente forte. Bravissimo. Più di Van Dijk, perché Van Dijk veramente no, mi sa. Magari più di Van Dijk, no. Van Dijk però, è pazzesco. Però è quello che Van Dijk. Van Dijk sembra Puyol, comanda la difesa, sì, fa tutto. Però poi ripeto, tocchiamo ferro. Magari poi cercare la Juventus, perché alla fine i valori ce li ha. Per la Champions. Io, quando voi avete detto variabile impazzita con Mengi, noi si potremmo essere la sorpresa. No, noi dopo sorpresa dopo il girone. Sì, però, l'Inter è brutta da incontrare. Però, sì, però, la Juve a centrocampo non mi piace, mi spiace. Perché confermare che dire che a me piace, ma che non è completo. Sì. Rabiot e Ramsey sì, va già in tribuna. Ascolta, io dico sì, no, ok, la Juve. Dalla Glascosta è un matto. Bernardes che è incostante. Adesso mi piace. Mezzo giocatore, l'ho detto nell'altro video. Ronaldo, l'anno scorso per me Ronaldo ha fatto il top. Ronaldo quest'anno scende. L'anno scorso ha fatto un anno pazzesco. In Coppa dei Campioni, ragazzi, chapeau, no. Sì. Tre gol con l'Atletico, sì, ma ha fatto delle partite. Per me non ne fa più. Vediamo, non so. Io non glielo auguro, però. Vabbè. Però mi vedo a giocare con le squadre. Io ho visto l'anno scorso, siamo andato a Barcellona, mi ha fatto la trasferta per l'ennesima volta, perché va bene. Tra l'altro
Sei andato a vedere questo Inter Barcellona dopo che hai visto quella là? Barcellona Inter. Dopo che hai visto quella nostra storica? Sì, no. Che sì, corti fa? Sì, no, poi ho gli do la mano perché no, ti piace Barcellona? Ho l'amico Barcellona. Ah, ok. No, tra l'altro mi ha mandato ieri, faccio vedere a Fabio perché non posso far vedere la cosa, ieri proprio mi ha mandato al telefono, mi ha mandato una cosa. Una bomba? No, aspetta. Neymar con la maglia Real Madrid. Grandissimo. È ufficiale. E il bega di WhatsApp. E perché lì vabbè, loro dicono che comunque va a Barcellona. Io notizia, loro dicono a Barcellona. Lo dicono che lui mi dice, mi fa, lui viene a Barcellona perché la squadra lo vuole. Cioè, e lui vuole tornare. Vuole tornare lì perché si è trovato ma bene. Poi Messi stranamente molto affezionato lui. Sì, mentre con Coutinho non ha legato. No. Messi per Suarez esempio. Suarez e Neymar. Esatto, Messi aveva legato molto con Sanchez invece, sai? Con sì, il Nino? Sì. Boh, il Nino anche lì, il Nino. Se torna quello dell'Arsenal del Barcellona. Del Barcellona. A Barcellona fa tutto il se invece quello dell'United. E lui di Natale? Che coppia. Non li fermavano nessuno. 7-1, 7-1 a Catania. Che poi scusa, dico una bestemmia, ma c'era Spalletti? Scusa, no, c'era Marino. Marino? C'era Marino. Perché era l'anno che poi di Natale ha rifiutato la Juve. No, Marino c'era, Spalletti giocava dopo. Era lo Zenit. Forse Marino. E con chi è arrivato in Champions con l'Udinese Spalletti? Con che coppia aveva? Di Natale c'era. Non c'era, ma Amoroso. O Amoroso c'era. Non mi ricordo più. Di Michele, non mi ricordo più. Uè ragazzi, il Menghi avrà diritto di replica? No, il Menghi secondo me, quindi lui ha fatto valere. Però io vi riaspetto tutti il 3. Sì, no, il 3, ci facciamo video in 3. Magari non con il 3 video in 3, non quello che fa. Anzi, sì, che è bellissimo. Questa è la location. Che è stupenda. La solita location. A proposito, se qualcuno vuole pagare per mettere lo sponsor dietro. Sì, sì, qui c'è spazio per gli sponsor. C'è spazio finché volete, non c'è problema. No, però. Deratizzazione, svuoto cantine, più che altro vanno forte qui. Però vabbè, anche qualsiasi attività. No, però il discorso, secondo me, io. Parlavo prima con un mio amico di questa cosa, ho visto fatto vedere un mio amico della Juventus il video del Menghi mezz'ora fa. E era lì a parlare, gli ho detto: guarda, io lottare allora, così come siamo, quindi senza SMS e senza Sanchez. E senza Sanchez, terzo posto tranquillo, nel senso non arrivare a 5 giornate alla fine a un punto, giocare con terzo nel gruppo, terzo o secondo, comunque lottare fino in fondo. Passare gli ottavi, andare agli ottavi di Champions e poi vedere cosa succede, sì. E arrivare a giocarsi per vincere la Coppa Italia. Cioè, io per me è una stagione allora, positiva. Ti dico tre cose, chiudo il video perché sì. Sennò vi dico lungo. No, la Coppa Italia, secondo me, Conte la vuole vincere, la vorrebbe vincere. Invece, secondo me, purtroppo è uno di quelli che la snoba. Ma è un titolo, è una Coppa. Sì, però se c'hai Inzaghi, se c'hai anche dico il Gattuso, se c'hai altri, il Montella, vai avanti. Lui questo qua piuttosto sì, il Mancini è 8 anni che non vince un titolo, sì, una però coppa sempre da alzare, sai, però io dico che l'Inter è bruttissima da incontrare in Champions dopo è brutta anche, perché no potremmo notte anche perché poi e poi ti video, chiedono invece una... il video che facciamo il 3 analizziamo che i gironi di Champions perché vabbè certo cioè, ci se ti capita c'è già l'estrazione? No beh cioè, noi siamo in terza fascia il 28 venerdì prossimo. Tanto io mi ha fatto il mio abbonamento, io l'altro mio amico. Anch'io ho fatto. Allora, dove l'hai fatto? Il primo verde, sempre. Sì. No, io sono secondo blu. Abbiamo, c'è la stazione, un eventuale girone. Barcellona, potrebbe essere Liverpool-Real. Cioè, prima fascia? Liverpool, seconda Real, perché Real e l'Atletico sono in seconda. Cioè, ti capita un girone così, capisci che può capitare così, e Lipsia. Che comunque la squadra è detta. Esatto, ti capita. Invece ti capita Zenit. Ti capita la seconda fascia c'è no Shakhtar non si possono incontrare perché Russia e Ucraina non si possono incontrare. Zenit, Benfica e la squadra del cacchio certo. Già che analizzi il girone, affronti il girone certo, non dico certo. Da favorito però dici boh perché abbiamo due esempi, uno il Napoli poverino che ha beccato i gironi ha rischiato di stesse Milik pareggia non ha Liverpool va a casa non e invece spezzo la lancia per Di Francesco che nel girone con Atletico Chelsea e il Carabag è riuscito a fare sì però secondo me il Chelsea di Conte l'ha strapazzato io non ho mai visto il Chelsea 3-3 no sulla vinceva 2-0 vinceva 2-0 2-0 3-1 a Londra 3-3 e qua li ha stampati 3-0 qua li ha stampati. Sì, ti dico una cosa, l'ultima domanda, così facciamo hai 30 minuti, secondi sì. Per dire il Napoli, che io ho sempre detto a maggio, che mi faceva paura. A me piace il Napoli.
Ancelotti è una persona seria. Ancelotti è ancora uno, sì, ma è ancora sul pezzo come Mourinho. Sai quando uno perde lo smalto? No, secondo me invece no, lui è proprio, anzi, con l'esperienza. Preferisce le coppe, ha fatto il libro. No, ho capito, ma ha guadagnato tranquillità. Ormai lui ha vinto, è tranquillo. Non è come Mourinho che ha sempre bisogno della sfida. Lui ormai la sfida l'ha vinta. Ha avuto anche problemi di salute, ha vinto anche quei problemi lì, e quindi è sereno. E vedi l'ambiente Napoli come è sereno, come non è contro nessuno. Loro lo fanno loro, non alzano mai i toni. Ha parlato di scudetto Ancelotti la prima volta. Ha parlato di scudetto. Ha detto, noi vogliamo competere. No, questo Napoli con Lozano. Poi speriamo che abbia torto. Però certo. Secondo, se il Napoli compra Icardi, perché tecnicamente Icardi non lo discute nessuno, per me può farcela. Scusa, allora adesso mi tocca farti una domanda, perché allora, visto che entriamo in calciomercato, l'ultima poi butto giù e schiaccio il bottone. Il Napoli, se non vende nessuno, vado a Napoli e stringo la mano della Mentis, ma io dico che se comprano... Manda via uno? Milik? Non dico Icardi, ma io credo che qualcuno in last minute lo manda via. C'ha 8.000 abbonamenti, meriterebbe 50.000, perché non si abbonano? Hanno un problema, una contestazione, erano in Serie C. Te lo dico, ma che tifoseria è? Te lo dico dopo. Ma che tifoseria? Te lo dico a video spento, lo so perché, ma te lo dico a video spento. Me lo dice a video spento. Io so di certe storie, buon campionato. Buon campionato. Lunedì a San Siro. Lunedì a San Siro. E al baracchino, a bella biletta. E date mercoledì invece dopo il calciomercato. E le estrazioni delle... No, le facciamo dopo le estrazioni. Dopo le estrazioni facciamo parecchi video, perché poi... E poi, ragazzi, si fa la busta, si chiude. Basta. Fino a Natale non parlo più. Basta. Esatto, fino a Natale. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao. Menghi, poi tocca a te. Dai, Fabio, tocca a te, Mengone. Ciao. Ciao. Ciao.